in diretta da Piazza Fiera, che sembra più Piazza Rossa di Mosca, sembra. Cioè, tra un attimo vedremo i cosacchi con col marco. Allora, se ce la facciamo altrimenti poi entriamo, tanto abbiamo una casetta di radio. No, ci sto solo io. Ah, ci sei solo tu, ma dai che ci stiamo tutti. Gli atleti hanno da soffrire. Non vorremmo avere forse la coscienza Max Colacci. No, che fa, senti, ti mancherebbe altro. Ti abbiamo fatto prendere freddo. Ciao Max. Ciao. Allora, Pippo l'altra volta ci ha portato la medaglia d'argento. Io ho questo segnalibro a forma di coltello, se vuoi. Ce l'hai anche tu, quindi. È il simbolo. Senti, il simbolo di quello che succederà domani. Tu hai vissuto tante partite importanti, tante finali, sì. Domani c'è gara 2. E come si affronta emotivamente questa cosa? Ancora senti l'emotività oppure ormai sì. Dai, un po' di calda ce l'hai fatta? No, di sicuro non è come all'inizio, però ancora sì, l'emozione c'è sempre. Quando non proverò più queste sensazioni, non proverò più queste emozioni, significa che è arrivato il momento di smettere. Io sì, sono sempre abbastanza teso prima di queste partite importanti, voglio stare lì tranquillo, penso a cosa fare in campo, alle cose da... Ah, per questo hai cacciato tua moglie? Sì, l'ho mandati via per concentrarmi di più. Sì, sì, comunque sì. Ma il tempo non ti passa più però, cioè non vedi l'ora che sia domani. Sì, poi è da 10 giorni che non si gioca, quindi abituati a giocare ogni 3 giorni, non vediamo l'ora di tornare in campo. Poi quando ci sono queste partite così importanti, veramente non vedi l'ora di essere lì, di giocare, stare in mezzo al campo, in mezzo al pubblico, con l'avversario dall'altra parte della rete. Insomma, noi viviamo per questo, quindi più si gioca meglio è. Ti abbiamo incastonato in mezzo al Trento Film Festival, tu sei un uomo di mare però, sì. Ma che pensieri hai sulla montagna? In tanti anni che sei qua, qualche giretta l'avrai fatto. Sì, a me parlavamo prima, soprattutto in primavera o anche settembre, ottobre, in questi periodi qua mi piace tanto andare su in montagna, magari fare delle passeggiate. Non amo particolarmente la neve, quindi magari dicembre, gennaio, in quei periodi, mesi più freddi, preferisco stare a casa, però mi piace quando insomma è tutto verde, mi piace veramente tanto. Tu sarà verso luglio, quello che hai scritto arriverà fra qualche mese, stai tranquillo, dove tu sarai già in nazionale, World League, quanti... Sì, sì. Però... È bello, è una cosa che io ho inseguito a lungo, che per me è arrivata anche tardi, quindi è bello passare l'estate in ritiro con la nazionale, girare il mondo, giocare contro i giocatori più forti. Tanto ti pulisci il sedere Andrea, tua moglie, quindi che ti frega. Ma che per fortuna c'è Skype. Sì, è vero, Skype. Sì, bella, io me l'immagino la sera, nell'orlo camerito, tutti quanti attaccati a Skype. Ma facciamo tutti le stesse cose alla fine, perché poi la famiglia insomma manca quando sei tanto fuori. Quest'anno mancherà ancora di più con Andrea Piccolino, insomma, quindi per... Chi ha scelto il nome? Ma entrambi in realtà. Okay. C'erano... No, no, ti dico la verità, io avevo molto... c'erano molti più nomi femminili che ci piacevano, c'era molta più scelta. Ah, sì? Andrea era uno dei pochi nomi maschili che piaceva ad entrambi. Sai, quindi... che Andrea può andare anche in fede femminile, lo sai? Sì, 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 infatti ce l'hanno detto in tanti, però era uno dei pochi nomi che piaceva ad entrambi e abbiamo scelto. No, perché di solito, sai, si sente ogni tanto il nome del nonno, babbo. Noi siamo stati chiari fin dal primo momento, il nome lo scegliamo noi. Come sarebbe capitato tuo babbo? Questa... mio babbo a Scanio. Uh-huh. Quindi abbiamo scattato Luigi e ci sono, giù ce ne saranno 300.000, quindi ho detto basta, no, il nome lo scegliamo. Ma male però, No, quindi, ma suona bene Andrea Colacci. Ascanio Colacci. Anche Andrea Colacci suona bene, sì, però. Quindi la prossima che sarà una femmina, scoop a due di coppie. Fra qualche anno. Marisa e Dolce Pino. Sarebbe, se mai, cosa avevate deciso? Per mia curiosità, non perché... Qua, a me piace tanto Michelle. Vabbè, non so, salutiamo Martina, Matilde, c'erano tante. Ma c'è tempo per pensare sì, a nome. Marisa, imponiti se stai ascoltando via internet. Tanto, come dicevi tu, sceglierà lei. Ovvio.
un appello, come siamo con le prevendite? Ci sono ancora dei biglietti, Franz? 3.500 biglietti già venduti, però sono in vendita anche oggi e domani, anche poco prima della partita e anche in cassa, quindi l'affluenza è buona, è una partita infrasettimanale, anche per questo motivo non c'è ancora tutto esaurito. Ma è proprio serio sempre, Franz, quando devi dire... Ah, ti do un consiglio, Franz, tu quest'estate vai in vacanza, eh? Andrai in vacanza? Sì. Qualche volta, vai al mare. Ma, sai cos'è il mare? Devi leggere, devi leggere, ti dico io il libro che devi leggere, se vuoi cliccare. Uomini che odiano le donne devi leggere, oppure Il trono di spade, oppure Hunger Games. Se leggi Harry Potter, cioè diventi un'isola deserta, praticamente diventi come Greenpeace che intorno alle balene, che fanno cerchio e non entra, arriva nessuno. Ricordatelo, Franz, però. No Harry Potter. Ok. Ma vieni giù in vacanza, no, Franz, che ho scritto io. C'è uno studio. Non diglielo che stai scherzando. Non diglielo nemmeno due volte, questo ti capita lì. Senti, allora, cos'altro vogliamo aggiungere? Io direi l'appello per domani, sì, l'unica cosa che possiamo aggiungere, perché il fattore è campo è importante. Sì, assolutamente sì, abbiamo bisogno veramente di tutti, del nostro pubblico, il pubblico ci dovrà aiutare come ha fatto sempre quest'anno, ma come ha fatto in particolar modo in gara 5, è stato eccezionale, il palazzetto pienissimo, insomma aiuta noi e serve anche a deconcentrare forse l'avversario, quindi abbiamo bisogno veramente di tutti. Adesso io dirò una cosa un po' strana, gara 5 con Perugia, io non me la sono neanche pulita, nel senso che li avete talmente massacrati... che non c'è stato un momento di pathos, sai, da dire niente. Sì, avete proprio... essere sincero, no, anche io non mi aspettavo un 3-0 del genere, però magari sempre no, pazza marina, ci manca il caso. È stata comunque una partita molto intensa da parte nostra, siamo stati veramente quasi perfetti, cioè, speriamo di poter ripetere quella prestazione. Dalla regia mi suggeriscono tutti in giallo. Domani tutti in giallo. Ah, è vero, anche io l'altra volta ho esagerato, ragazzi, scusatevi. Tutti tranne anche, il pantalone giallo. Il pantalone di maglietta giallo. Sembravo praticamente, vabbè, una banana in mezzo al palazzetto. Cosa c'è? Cosa c'è? Niente. Un raggio di sole. Ma perché un pulcino. Sì, pio. Un raggio di sole. Va bene, grazie a Marco Lacci, grazie a voi. Un raggio di sole, più che di sole. Un raggio di sole. Chiudi. Oh, mamma mia, ragazzi. Chiudi, avete sentito un rumore? Secondo me porta Harry Potter. Sì, per forza. Ciao, grazie, ciao, grazie a voi.